Buongiorno, vi volevo intrattenere qualche minuto per esprimere la mia opinione su questo complesso architettonico di cui ci stiamo occupando. Si tratta di un complesso dove gli spazi di vita indipendenti sono inseriti in un contesto sociale integrato, collettivo. Un'esperienza di questo genere, per fare un esempio che possiamo, diciamo, come dire, paragonare a mio giudizio, è, come abbiamo visto, la Garbatella di Roma, dove c'è una sorta di fusione tra le abitazioni indipendenti, dove ci sono spazi esterni propri abbastanza rilevanti, con gli appartamenti tradizionali nei palazzi, dove invece questi spazi non ci sono. Questa fusione, che nella Garbatella secondo me si esprime molto bene, questo concetto, questo modo di vivere, è un'esperienza che oggi si fa soltanto per abitazioni di lusso o semilusso. Infatti la Garbatella è nata per classi sociali medio-medio-basse, erano case, diciamo, relativamente ma popolari in qualche modo, ma avevano degli spazi esterni anche in particolare e comunque molto elevati rispetto, superiori rispetto alla media, ai normali appartamenti. Questa esperienza oggi, come dicevo, non si fa più per abitazioni, diciamo, non dico popolari, ma classi sociali medie, ma solo per abitazioni di lusso. Ci sono esperienze, diciamo, anche a Roma, adesso senza fare esempi di iniziative commerciali, le terrazze di questo, le terrazze di quello. E anche altre, tante altre iniziative che, per esempio, sia a Roma Nord che a Roma Sud erano, sono state, diciamo, sviluppate e sono ancora in corso. Questo sistema, questo modo di abitare, se ha un senso nella grande città, ne ha uno maggiore nel nostro territorio, cioè non dico nella campagna, ma diciamo in zone meno urbanizzate, perché sia per ragioni di sicurezza, sia per ragioni proprio sociali, un conto è vivere in una città ed avere un immobile indipendente, e un conto è vivere in campagna ed avere un immobile indipendente. E quindi questo tipo di abitazione è più indicato, secondo me, nel nostro territorio. Bene, vi invito a rivedere meglio questi appartamenti con una visita di persona e vi ringrazio dell'attenzione che mi avete dato. Buongiorno.